Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Spinel. Ragazzi, siamo qui all'interno del centro Pokémon, volevo giusto farvelo vedere visto che sono andato a curarmi. E sì, sto registrando subito dopo lo scorso video perché sono abbastanza curioso di proseguire con questo fangame. E nulla, questo è il centro Pokémon, ho preso delle Pokéball e delle pozioni. Il livello, madonna, mi sono già inceppato dopo 22 secondi, madonna. Il livello, dicevo, di Froakie è sempre lo stesso, non l'ho cambiato. E oggi ragazzi andremo a cercare il rivale su percorso 15. Come vi ricorderete sicuramente dallo scorso episodio, perlomeno lo spero, se non l'avete visto andatelo a vedere, dobbiamo andarlo a fermare perché tenta di catturare i Pokémon senza avere Pokémon, quindi impazzisce. Primo allenatore della serie, raga, ovviamente non si chiamerà Gennaro Bullo perché sono infami, però attenzione, me la sono chiamata. No, non è successo veramente, raga, sto piangendo. Gennaro Bullo, vi dico solo questo, Gennaro Bullo. Sto piangendo, raga. L'ho incontrato. Cioè, poi ovviamente si chiama Joey, però sti cazzi, è sempre lui. Quick Attack, aia, questo è pure stab, farà un male cane. Poi è Gennaro Bullo, quindi figuriamoci. Bubble, Rattata a casa, perfetto. Non dovrebbe avere altri Pokémon Gennaro Bullo, altrimenti non è lui, in teoria. O un altro Rattata, ci potrebbe stare. Ok, sconfitto. And when you be the trainer, they gave you the money. Non ho letto bene, però fa niente. Ok, ci ha detto praticamente che ci sgancia i cash. Buonasera, buongiorno signora. Nello scorso episodio stavamo parlando di ragazze da rimorchiare. Abbiamo trovato una fantastica pupa. Vediamo un po' di ribaltarla. Tra l'altro, raga, il gioco lagga un pochino, però ci sta, è in demo. Questo non l'ho detto nello scorso episodio. Durerà all'incirca 4 episodi. È un gioco in demo, molto carino per quanto mi riguarda, perché ho visto due screenshot e secondo me ci sta davvero tanto. Tra l'altro anche le grafiche di battaglia le trovo molto belle. Quindi nulla, ho deciso di portarvelo proprio per questo. Tra l'altro, contro questo Petilil sento proprio l'asta penetrarmi il culo, perché veramente sembra essere fortissimo. Tackle, allora dovrei andare a vita 4. Quindi adesso, raga, utilizziamo le pozioni che abbiamo preso. E adesso se trovo un Pokémon carino, raga, nell'erba, lo catturo anche, visto che ho 5 Pokéball. E tra l'altro dovrò affrontare anche il rivale, quindi ci sarebbe. Tackle di nuovo, ci toglie 4 PS a botta, quindi non dovrebbe essere così grave come cosa. Pound di nuovo. Raga, non fa altro che crittare, io non cosa devo dire. Non fa altro che crittare sto Froakie, è spettacolare. Mi sto innamorando del mio Pokémon, sto diventando un feticista dei Froakie. Non lo so, fatemi un meme, fategli un meme, qualcosa, vi prego. Buonasera, aspetta, prima però vorrei... Ok, perfetto, ci siamo capiti. Great Ball, addirittura. Madonna, qua stiamo diventando avanzati, raga. Ok, questo episodio qua sarà un pochino più corto dello scorso, tipo 15 minuti punto a farlo. No, volevo vedere se c'erano altri strumenti per questo percorso, visto che tanto, raga, il gioco è corto, quindi ha senso esplorarlo il più possibile. Ok, torniamo di sopra e allora prendiamo, innanzitutto diamoci una pozione. Tanto, raga, ripeto, il gioco è corto, non badiamo a spese che tanto non ci servono. Non ci serve perdere tempo della serie, tipo, andiamoci a... Quanto si... raga, è il menu più lento di sempre, raga, è il menu che utilizza Montolivo quando... Vediamo che Pokémon c'è, raga, magari è figo, lo catturiamo. Tylove, lo prenderei se non l'avessi usato trilioni di volte in Pokémon Rubino, Zaffiro, Smeraldo e compagnia, bello. Bella, madonna, raga, oggi veramente non so parlare. Sarà che sto registrando due video di fila, non sono più abituato. Poi qua ci avrei anche l'acqua tecnicamente da bere. Growl cosa mi diminuiva, raga? Ok, perché, sì, l'attacco, esatto. Madonna, minchia, non mi... Le rimembranze delle gen passate che scompaiono dal nulla. Ok, livello 8, perfetto. E impara Quick Attack, questa ci sarà molto utile contro il rivale. Oh, non affrontiamo più selvatici perché altrimenti contro il rivale prendiamo botte. Ok, perfetto, eccolo qua. Nicolas, sei stato un cretino ad andare fino a qua. Quindi sei quell'altro ragazzo, eh? Non sono impressionato. Il mio partner, Zoru e io siamo stati... siamo cresciuti sani e... thick and thin. Ok, perfetto, cioè loro sono cresciuti molto bene in sostanza. Non abbiamo bisogno di nessun professore che ci rompa le scatole. Te lo proverò a lei e proverò a lei che potrò affrontare queste cose per i cavoli miei. Ok, perfetto. Ok, la team è quella dei giochi di Nero 2 e Bianco 2. Mi piace come la base sia di quinta gen, raga, che è la mia generazione preferita. Zorua, perfetto, eccolo qua. Zorua contro Sincro, ok, lui è a livello 7, io a livello 8. Tecnicamente non dovrei avere eccessivi problemi, anche perché io ho bolla stab, dubito che lui abbia delle mosse buio stab, sinceramente. Scratch, perfetto, non dovrebbero esserci problemi. Tra l'altro, figo avere come starter Zorua, no? Invece noi tumori dobbiamo sempre avere...
Io non ho parole. Io, no, veramente, raga. Cioè, non si possono usare i cheat sui fangame, eh. Non si... I cheat sui fangame non esistono. Eppure, eppure state vedendo. Ok. Cosa? Abbiamo perso Zoro e io. Sai che cosa c'è? Forse non siamo stati abbastanza abili a batterti, ma sicuramente sconfiggeremo la palestra di Samiri City. Sconfiggeremo il capo palestra di Samiri City prima di te. Andiamo, Zorua. Ok, perfetto. Ora suppongo di dover tornare indietro dalla professoressa. Ah, non lo so, direi di sì, visto che tipo dovrò dirle: ehi, guarda che è scappato, povero. Ok. This lag, I hate the lag. Pronuncia, raga, linguistico, attenzione. Ok, fuggiamo. Tra l'altro, Froakie dovrebbe evolversi a livello 17 e non al 16 come gli altri starter. Cioè, come gli altri starter delle altre generazioni. Se non sbaglio, la sesta, non la settima. Dovrebbe essere un livello avanti con le evoluzioni. E tra l'altro anche la settima, ora che mi ci fate pensare. Ok, lì c'è un netturbino che evidentemente sta pulendo il mondo dai rifiuti umani. Possiamo andare dall'infermiera Joy. Benvenuto al Pokémon Center. Ricarichiamo i tuoi Pokémon stanchi. È la stessa frase campionata da più di 20 anni, ma noi ce ne sbattiamo altamente. Tra l'altro non appaiono le Pokéball. Questo è un bug che volendo si può riportare. A fine serie poi vi rilascerò il link di download, perché è un gioco che merita e ci sta che lo giochiate anche voi. Anche perché aiutiamo i creatori, raga. Se riscontrate qualche bug, fateglielo sapere tramite il loro sito, che così almeno quando in futuro questo gioco sarà completo, sperando che sarà completo, potremo sicuramente spaccare i culi e tipo saremo i principali fautori della risoluzione di tanti bug. Sto impazzendo, ma detto ciò possiamo proseguire. Purtroppo con la corsa lagga un pochino il gioco, però non ci posso far nulla. Ok, siamo Samiri. Ah, Troiona, eccola, infatti non c'era. Ok, buongiorno professoressa, ok. Ho visto che hai affrontato Nicolas, è scappato via un secondo fa. Precedentemente quando i tuoi Pokémon, quando ho preso il tuo Pokémon ho dimenticato di darti... Minchia, parla al rallentatore, raga. Ok, non mi ha dato il Pokédex e le Pokéball. Le Pokéball ce l'avevo già, il Pokédex un po' meno, lo apprezzo. Raga, è lentissimo. Però c'è il gioco purtroppo, non è il mio computer, perché il mio computer è bellissimo, raga. Obtain non è vero, è una merda, però stica... La town map non me l'avevi... Non me l'avevi assolutamente accennata. Il Pokédex non ricorda, come si dice in italiano, raga, records? Registra, raga, non mi vengono i termini in italiano, talmente bravo in inglese. Ok, sì, perfetto, sappiamo come funziona il Pokédex. Ok, possiamo andare a nord se vogliamo affrontare la palestra. Però, raga, la palestra è un pochino troppo forte per il momento. Quindi magari aspetterei un secondo, sapete com'è. Dai, professoressa, mi hai cagato le balle già abbastanza. Grazie, perfetto. Minchia, raga, la velocità, raga. Cioè, velocità del genere, cazzo, da Stephen Hawking le ho viste l'ultima volta. Ok, perfetto. Questa città, raga, mi ricorda tua madre. Perché mi hai sfidato? Da quando si sfida la gente nei baretti pubblici, raga? Ok, vabbè, affrontiamo questo simpatico rich boy Alex, che ci manda in campo un Odish. Io come cazzo lo butto giù? A livello 10. A livello 10. Mi apre il culo. Poi me lo richiude, poi me lo riapre. A meno che non mi attacchi, ma dubito fortemente che non mi attacchi. Ok, finché... Se fai tackle ce la posso fare. Ma raga, non fa tackle, perché poi questo qua dopo arriva con absorb e voglio vedere. Tackle di nuovo. Oddio, raga, se ce la faccio mi sa che ho bisogno di un secondo membro, perché altrimenti non ce la faccio. A sto punto penso che la palestra la faremo nel prossimo episodio. Tra l'altro ho crittato, non ci voglio credere, raga. Sto coso è drogato nel cervello. No, dicevo, per l'appunto, la palestra a sto punto la farei nel prossimo episodio, perché se gli allenatori sono al 10 ho bisogno comunque anche di allenarmi. Tackle di nuovo. Ti ammazzo la famiglia. Tra l'altro, raga, l'ombra di Froakie che va contro le leggi della fisica mi stupisce sempre di più. Dai, critta un'altra volta. Raga, bellissimo Odish senza absorbo. Comunque c'è uno dei Pokémon più inutili di sempre dopo Spinda. Ok, Odish va a casa. Penso di salire a livello 10. Penso di meritarmelo. Grazie, perfetto. Livello 10. Magari impariamo pure qualcosa. Leccata. Oh Gesù, leccata. Vabbè, tanto al posto dell'altra mossa che non ho neanche letto, vi dirò. Growl, figura. Era un po' buggato il coso di Bubble, però fa niente, noi non diciamo nulla. Ok, Creepy ha battuto Rich Boy Alex, che essendo Rich Boy mi darà 600 poche dollari. Madonna, raga, ci compro le chitarre con sta roba. No, non mi cagare il cazzo per il momento, perché io voglio un centro Pokémon. Poi, raga, sono scappato da Veglia in maniera veramente infame. No, ho bisogno di un centro Pokémon, a parte gli scherzi, se no non ce la famo. Ok, perfetto, tra l'altro le città le vedo molto vicine tra di me. Sono entrato di lato. Raga, avete visto, sono entrato di lato, cioè, tipo, ho penetrato la porta. Ok, va bene così, mi piacciono queste cose. Magari per il prossimo episodio, raga, mi faccio trovare anche con qualche Pokémon allenato, se riesco a sto punto.
Olè, perfetto. C'era un altro allenatore qua da affrontare, se non sbaglio. A meno che... Ok, sì, mi affronta. E quindi affrontiamola. Sono una donna educata. Non disrespect, mancarmi di rispetto. Non penso ci sia un termine italiano che traduca disrespect. Veteran Elma would like to battle. Manda in campo Corphish. Perché mandate in campo i Pokémon contro cui non posso fare nulla, raga? Firmiamo tutti insieme una bella petizione per levare ste cose. Tra l'altro, sì, veramente, in facecam sembro orribile, però dettagli. Arden, no, Arden, minchia, che nervoso quando fa così. Tra l'altro, Corphish è uno dei Pokémon più cancri sotto questo punto di vista, perché è un granchio maledetto. Ciao, Arden, muori. Ho come l'impressione che comincerò a utilizzare Bubble. Già. Tra l'altro poi penso che Greninja... Porco demonio. Penso che Greninja abbia pure un attacco fisico molto più alto rispetto... un attacco speciale, scusatemi, molto più alto rispetto a quello fisico. Quindi sti gran cazzi. Bubble, vediamo quanto riusciamo a togliergli. A parte che Stab... Sì, vabbè, più o meno... Più o meno siamo lì. Cioè, nel senso, forse un pochino di più Bubble, sti cazzi. Tra l'altro, raga, oggi dei capelli improponibili. Fatevene una ragione, mi spiace. Non è, it's not my culp. Come direbbero in Inghilterra, so che si dice fault, però dettagli. Ok, livello 11 per il nostro Synchro. Che penso si dica Synchro, non Synchro, robe del genere che ho detto prima. Ma dettagli ampiamente trascurabili. Ok, perfetto. Allora, per il resto, magari la città me la esploro un pochino fuori parte. Se c'è qualcosa di utile ve lo faccio sapere. Quella dovrebbe essere veglia, quindi suppongo anche la capo palestra. Quindi andiamo a parlarle. Questa città è così noiosa. Tra tutti i posti dove potevo fare la capopalestra, perché ho scelto proprio questo luogo? Non c'è alcuna sfida. Oh, e chi diavolo saresti tu? Sei un allenatore? Non sembri così impressionante. Forse... Forse è solo un'impressione, penso che voglia dire. Vai, Snivy! No, aspetta. Quello non è decisamente uno Snivy, raga. Quello è tutto meno che uno Snivy. Ti affronterò in fiore... Ok. Ma io non volevo affrontare la palestra, raga. A parte che quello che ha mandato era tutto meno che uno Snivy. Eccola qua, veglia con il basso. Lisa, però vabbè, dettagli. Ho una forma alternativa di Snivy. No, ok, era solo uno Snivy col tumore. Perfetto, risolto. Potevate dirmelo che mi affrontava qua comunque, eh. Potevate dirmelo. No, perché adesso io prendo le botte. Dovrò assolutamente catturare a questo punto, raga, uno... Diciamo che ho bisogno di un po' di allenamento. Ok, Creepy è stato soccorso, è un centro Pokémon, va bene, tutto quanto. Raga, cercherò di allenarmi per il prossimo episodio. Catturerò anche un Sewaddle in modo tale da poter ribaltare un pochino il nostro caro amico, la nostra cara amica Lisa. E a questo punto, a quanto pare si chiama Lisa, chiamiamola Lisa, no? Ok, sì, siamo sempre a Samiri City. Io ovviamente non posso proseguire, qualche deficiente mi fermerà. Cioè, questa è la palestra! No, vabbè! Che cosa bella. C'è la palestra all'aperto. Ok, perfetto. Allora, non posso andare perché devo affrontarla per l'appunto al centro della città. Però, raga, che figata sto posto. Questa palestra è bellissima. Oddio, avrei voluto non spoilerarmela, sinceramente, a sto punto. Parliamo un po' alla gente, visto che abbiamo tempo. Questa è la palestra di Lisa. Ok, va bene, tutto quanto. Sì, sono d'accordo. Parliamo un po' alla gente, non tradurrò tutti i dialoghi. Ok, perfetto. Tra l'altro, raga, io mi immagino Lisa che va in giro per la città con una chitarra in mano senza apparente motivo. Cioè, proprio cose che... Tipo, tu vai in giro e vedi una persona con un basso, che poi non è una chitarra, per l'appunto, un basso. Tu? Le leggende dicono che ci sia un Pokémon in grado di riportare in vita i morti. Che in questo momento non mi viene in mente, ma... oserei dire... Cresselia? Una roba del genere? Ok, perfetto. Allora, a parte il mistero del Pokémon che porta in vita i morti, scrivetemi nei commenti, in questo momento non mi viene in mente. Lavoro ad Apistown alla scuola allenatori. They are currently out on spring break, so I break. Ah, ok, sono nella pausa primaverile, quindi sono venuta qui a rilassarmi alla fontana. Come al solito i professori, raga, non fanno un cazzo. These trainers can fight you. Ah, grazie, dimmelo magari anche con un po' più di anticipo, già che ci sei la prossima volta, non lo so. La prossima volta, veramente, dimmelo dopo che ho preso le botte. Questa città è brutta, le persone sono tutte meschine. Min vuol dire meschine. Ok, tra l'altro fantastico come ci siano i palazzi, raga, ma poi tipo le case sono uno sgorbio. Pescatore, buonasera, venga qui che devo parlare. Mio cugino ha...
Ah, è una di quelle persone che lascia crescere il proprio Gyarados a dismisura e farlo diventare grosso e cattivo. Ok, perfetto. Spiace per tuo cugino, anche un pochino per te, perché vuol dire che prenderai tante botte. Comunque ragazzi, allora, per i prossimi episodi mi farò trovare allenato sia con Froakie che con un altro membro, perché altrimenti Velia non la si batte. No, che cazzo, non si gira verso di me. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, invito, come al solito, lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social in descrizione, premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed. E noi ci becchiamo in un prossimo video.